La guerra alle informazioni false sui vaccini si fa sempre più 2.0 e in prima linea si schiera anche YouTube. Il colosso del web ha annunciato che verrà rimosso ogni video che divulghi fake news sui vaccini e in particolar modo su quelli contro il coronavirus. Stop ai contenuti falsi sui sieri approvati e considerati efficaci dalle autorità sanitarie, ma anche ai filmati sulle teorie del complotto, dal 5G alle cure miracolose. La prima mossa nella lotta alla disinformazione è già arrivata. YouTube ha bloccato due canali in lingua tedesca della TV Russia Today, la rete satellitare finanziata dal Cremlino, accusata di aver diffuso diverse fake news anche con lo scopo di interferire sulla politica estera. Una vera e propria guerra mediatica da parte della Germania alla TV russa, secondo il canale di Mosca, ma Berlino ha già chiarito che la decisione è stata presa autonomamente dalla piattaforma americana. Intanto, dall'altra parte dell'oceano, la lotta ai Novax si gioca in volo con la compagnia aerea United Airlines, una delle più grandi degli States, che ha avviato i licenziamenti per quasi 600 lavoratori non immunizzati. I 67.000 dipendenti avevano tempo fino al 27 settembre per vaccinarsi, in bilico altre 2.000 persone che hanno chiesto esenzioni per motivi di salute o di religione.